Inclinano con cautela Reverle Bar e Resorelle B. Gli altri tre sono davanti quando la macchina stacca e dall'esterno cerca di emergere Red Rose SM, alla quale si oppone Rodin, che nel contempo riesce a scavalcare Rampichino Jet. Insiste però Red Rose SM, il lancio in 14 secco con l'allieva di Mimmo Zanca che ottiene il via libera da Rodin. Quest'ultimo si prepara a spostare nuovamente sull'avversaria controllando Rampichino Jet. Il quarto iniziale che va via in 29-9 con Rodin che torna al comando dopo mezzo giro. La quarta posizione per Reverle Bar che sposta all'esterno, quindi all'estrema attesa Resorelle B che cerca di prendere la scia di Reverle Bar. 45-3, i 600 iniziali, tutto sommato ha speso ma non troppo Rodin per essere davanti all'imbocco della seconda curva dove Reverle Bar va ad affiancare Red Rose RSM. Nel frattempo il mezzo miglio iniziale in 1 minuto e 4 decimi si viaggia sul piede dell'1,15 appena abbondante con Reverle Bar che ora va in pressing deciso su Rodin trascinandosi il Resorelle B che affianca Red Rose RSM. Completa il quintetto Rampichino Jet chilometro in 1,15 e 3 con Reverle Bar che impegna Rodin, quest'ultimo che reagisce accelerando. I due molto vicini nei confronti di Resorelle B che affianca e sopravanza parzialmente Red Rose RSM, 1,29 e 6 al paletto dei 1400 metri con Rodin in accelerazione che respinge ancora Reverle Bar, Resorelle B che cerca di agganciare i primi due, poi Red Rose RSM, Rodin affronta in vantaggio gli ultimi 200 metri di gara cercando di svincolarsi da Reverle Bar che allarga centropista per linea interna Resorelle B, alla corda c'è Rodin, a largo Reverle Bar che ci prova ma Rodin è in chiaro vantaggio su Reverle Bar e Resorelle B, Rodin che va a vincere davanti a Reverle Bar e Resorelle B. Con una chiusa notevolissima da parte dell'allievo di Giampaolo Minnucci, 1,57,8 sul mio cronometro.